Un'altra settimana di manifestazioni religiose e ludiche a Villabate che festeggia il proprio patrono San Giuseppe con la religiosità tradizionale e con crescente entusiasmo dopo la traumatica gestione commissariale. È ferma la volontà più volte espressa ai nostri microfoni dal neo sindaco Gaetano Di Chiara di volere cambiare rotta rispetto a un passato decisamente da dimenticare. Non sarà facile spegnere in poco tempo l'eco di amministrazioni comunali corrotte e accusate di aver operato in collusione con la cosca mafiosa di Bernardo Provenzano che proprio presso l'ufficio anagrafe del comune di Villabate L'abate, alcuni anni or sono, si è potuto dotare di una carta d'identità falsa grazie alle pressioni esercitate all'ex presidente del consiglio villabatese Campanella. Ma torniamo ai festeggiamenti in corso in onore di San Giuseppe, iniziati il 4 settembre con un carnet voluto all'assessore allo sport, turismo e spettacolo Gaspare Centorbi, particolarmente ricco di manifestazioni religiose, culturali, sportive e musicali. L'amministrazione comunale ha voluto fare coincidere con questa atmosfera di festa la riapertura del palchetto della musica nella centralissima piazza della Regione, dopo i lavori di restauro. Le spese per riportare l'insigne e testimonianza del passato villabatese sono state sostenute alla famiglia Cottone, che negli anni 20 del secolo scorso ottenne il terreno in concessione gratuita per realizzare l'immobile in stile Liberty. Il comune di Villabate, come proprietario dell'area in cui sorge, lo potrà utilizzare in comodato d'uso. Una simbiosi tra l'amministrazione pubblica e quella privata, come ha sottolineato l'assessore alla cultura Vincenzo Marsala, che dovrebbe fare da volano a tutta una serie di manifestazioni che verranno appunto organizzate a Piazza della Regione. Il clou delle manifestazioni in onore di San Giuseppe sabato 16 settembre nel pomeriggio con la processione del simulacro di San Giuseppe e con la serata Villabate è di moda, una sfilata della stilista villabatese Caterina Splendore. Lo spettacolo lo avrebbe dovuto presentare Gigi Sabbani, scomparso improvvisamente. Lo sostituirà il conduttore televisivo Massimo Giletti con Flavia Fontana, Sergio Friscia e la partecipazione di Anna Tatangelo.